Buongiorno, eccoci con la storia di oggi. La riconoscete questa porcellina? Ebbene sì, un altro capitolo della storia di Olivia. Olivia la spia. Un pomeriggio Olivia stava camminando in corridoio quando sentì la mamma che parlava al telefono. Ho appena finito di pulire la cucina, ci ho messo 2 ore. Chi sei tu? Ha deciso di fare il frullato coi mirtilli. Olivia si fermò ad ascoltare. Le avevo detto di non metterli tutti e di non versare troppo latte. Ma io so come usare il frullatore, mamma. C'è stato il fatto della lavatrice. Le avevo chiesto di mettere in lavatrice le camicie bianche del papà. Olivia, non metterle tutte insieme, altrimenti si ingarbugliano e mi raccomando, un solo tappo di detersivo. Ma io so come si usa la lavatrice, mamma. Olivia, hai messo le tue calze rosse con le camicie bianche del papà e adesso le camicie sono rosa. Ma sono carine. Bene, allora le porterai tu. Infatti. Oh, vorrei proprio che ci fosse un posto dove mandarla per farle sviluppare un po' di buon senso. Buon senso? Sono l'unica in questa casa ad avere un po' di buon senso. Cos'altro avrà da dire su di me? Forse, pensò Olivia, dovrei indagare. Così decise di indagare di nascosto. Avrebbe dovuto mimetizzarsi. Avrebbe dovuto essere dappertutto. Ovunque, proprio dappertutto. Nota, nessun topo, zebra o lampada sono stati maltrattati per realizzare questo libro. Guarda, ti sfinisce. Ieri le ho dovuto dire 5 volte di pulire la sua cameretta. Se solo ci fosse un posto dove le insegnassero a concentrarsi. Come all'Accademia Militare. La mamma di Olivia le stava organizzando una sorpresa, ma adesso ci stava ripensando. Credi che se la portassi dove sei tu saprebbe stare seduta tranquilla? Olivia spiava da dietro l'angolo e fece appena in tempo a sentire il papà a dire: Ma certo, è il posto perfetto per lei, in fondo, in un certo senso, è un'istituzione. Il giorno dopo Olivia chiese al suo insegnante che cosa fosse un'istituzione. Beh, un'istituzione può essere tante cose, una biblioteca per esempio, o un collegio, oppure una caserma, o una prigione. Prigione? Il mattino successivo, la mamma di Olivia le disse di farsi trovare pronta per le 6 in punto del pomeriggio. Ti porterò in un posto speciale. Dove mi porterai? Domandò Olivia con un filo di voce. È una sorpresa. Va bene, mi preparerò. Per tutto il giorno cercò di immaginare di cosa avrebbe avuto bisogno per l'istituzione. Preparò le sue piccole cose, si mise il suo vestitino più bello e scese da basso. Oh, non puoi portare con te queste cose, disse la mamma. Ma come sei tranquilla stasera, Olivia? Olivia non rispose, in cuor suo stava dicendo addio alla città che tanto amava. Quando scesero dal taxi, Olivia gridò: Il teatro! Mi stai portando a vedere un balletto! Sì, era questa la sorpresa. Ma io pensavo che mi portassi in un'istituzione. Un'istituzione? Olivia, stavi origliando? Cosa vuol dire origliare? Chiese Olivia. Vuol dire ascoltare la conversazione degli altri, ma io non farei mai una cosa così. Io stavo spiando. Prima di prendere un posto, la mamma chiese a Olivia se aveva bisogno di andare in quel posticino. No, no. Naturalmente, 10 minuti dopo il primo atto, sentì il bisogno di andare in quel posticino. Scusi, la mia piccola dovrebbe andare in quel posticino. Ma certo, è la porta in fondo a sinistra. Ma
Vuoi che ti accompagni? Le chiese la mamma. So andare in bagno da sola, mamma, rispose Olivia. Ne ho una anch'io, così di quell'età. Sono delle pesti. Infatti, non puoi lasciarli soli neanche un minuto, neanche per un secondo. Eccoti finalmente, cominciavo a preoccuparmi, disse la mamma di Olivia. Ce n'hai messo di tempo. Eh beh, non era poi così vicino il bagno. Grazie, mamma, è stato bellissimo. Bene, Olivia, cosa hai imparato riando? Che ci sono mezze verità e disinformazione. E questo come ti ha fatto sentire? Insicura e sospettosa. Mi dispiace, mamma, per farmi perdonare, preparerò la cena per tutta la settimana. Oh no, Olivia, disse la mamma. Mamma, io so cucinare. Possiamo riparlarne domani. Fine. Beh, almeno fino a domani. Fine.